Ben ritrovati, grazie Marco. Siamo qua per la seconda parte di Orario Continuato. Qua dove? Da Palazzo Lombardia. E c'è lei, l'assessore alla cultura di Regione Lombardia, Cristina Cappellini. Buongiorno, Ciao buongiorno a assessore, tutti. Ciao stai Giorgia. bene? Bene, grazie. Non ti hanno fatto arrabbiare in questo periodo? Sì, però bisogna anche farsi scorrere addosso un po' di Brava, arrabbiature. Poi lascia si avvicina il andare. Natale, che porta serenità. Per quelli che ce lo fanno festeggiare, perché poi. Esatto. No, poi iniziamo Non con le polemiche. provocarmi. Dopo iniziamo con le polemiche, perché dico, insomma, qua ogni giorno ne salta fuori una e mi viene da sorridere. Beh, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo dalle notizie belle, dalle notizie positive, da quello che è successo. Io leggo 1,5 milioni stanziato lì. Per che cosa, caro assessore? Una delle belle notizie della giunta di oggi, che si è conclusa poco fa, abbiamo rinnovato per altri 3 anni il nostro sostegno al progetto dell'abbonamento Musei Lombardia-Milano, il che vuol dire che per altri 3 anni, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, riusciamo a garantire questa fantastica iniziativa che sta avendo dei risultati straordinari. Con una novità in più, la possibilità di avere l'integrazione tra la Card Musei della Lombardia e quella del Piemonte e permettere così a un costo agevolato ai cittadini lombardi e piemontesi di visitare i rispettivi musei. Hai fatto l'accordo col Piemonte? L'accordo col Piemonte è stato fatto all'inizio Prima. di questa operazione, perché il Piemonte sta già sperimentando da tanti anni, anzi ormai è una realtà talmente consolidata, quella della Card Musei in Piemonte, che ha dato risultati eccellenti. Noi come Lombardia abbiamo voluto prendere esempio da questa esperienza e attraverso un accordo col Piemonte, che adesso stiamo estendendo anche ad altre regioni, abbiamo introdotto questa card circa 1 anno e mezzo fa. Dopo 1 anno e mezzo, arrivare già a 20.000 tessere vendute è un Però, risultato che non avremmo mai pensato all'inizio quando ci siamo avventurati sì. in questo progetto. E quindi venerdì abbiamo presentato proprio a Torino questa card Yes. integrata che permette appunto uno scambio maggiore tra le Bello. due regioni. Molto bene, direi. E se non fosse stato per i tagli del governo, anche la Liguria e il Veneto avrebbero già aderito, ma lì stiamo valutando come fare proprio perché la volontà non manca, anzi è sempre stata forte, ma con i tagli che Liguria e Veneto hanno avuto quest'anno non hanno Non hanno potuto potuto per aderire. ora entrare nel circuito, ma Ma stiamo cercando peccato. delle formule Uè, alternative, un Toti! po' come, no, più che altro era Renzi che Ma da... non c'è più adesso, c'è Gentiloni. vedremo, Cos'è vedremo. cambiato, secondo te, assessore? Niente, sostanzialmente niente, tanto è evidente a tutti che dietro Gentiloni c'è Renzi, hanno fatto qualche spostamento di qualche ministro, ma mi pare che la sostanza sia ancora Poi quella, scusami, quindi. permetti, adesso visto che siamo in ambito di cultura, assessore, poi comunque chiamate, non c'è problema, l'assessore risponde, è preparata su tutto, ma al di là di quello, no, perché in questi giorni tiene banco dai, la questione della laurea, non laurea, anzi meglio del ministro dell'istruzione Valeria Fedeli. Ora, cioè, scusate, se io, il cellulare serve perché è interazione, però mi piacerebbe citare il mio capo, aspetta appena il Commodore 64 parte. Allora, ho la cover nuova, volevo leggere, aspetta, perché secondo me riassume alla perfezione quello che ha scritto su Twitter, tra l'altro ci sei anche tu sempre. Allora, cita questo, dimmi te se poi sei d'accordo, questo è Ravezzani. Mai pensato che la laurea sia segno di intelligenza, far credere di averla però è moralmente ed intellettualmente di una povertà disarmante. Ecco, io penso che secondo me parole più calzanti di quelle del direttore non ce ne siano. Perché veramente uno può anche non essere laureato, no? Capellini, chi se ne frega? Cioè, voglio dire, non è una. Poi parliamo, nel senso, se vai a fare magari ministro dell'istruzione e hai a che fare con le università, magari la laurea serve. Questo è un altro. Cioè, ci si può ragionare su questo. Ma voglio dire, io penso che.
chiunque possa svolgere qualsiasi ruolo avendo intelligenza, simpatia, brillantezza, anche se non hai la laurea. Il fatto di doverla ostentare così, perché? Perché devi farlo? Poi sei anche il ministro dell'istruzione, figuraccia bestiale. Tu che sei assessore alla cultura, Cappellini. Diciamo che sul ministro Fedeli ci sono tanti piani di critica che si intersecano. Il primo è quello per cui ci si domanda: è vero che un ministro non per forza, per essere politicamente valido, debba essere laureato o avere più lauree? Un ministro dell'istruzione e dell'università, quantomeno, si presume che una laurea ce l'abbia. Ma se poi, come pare sia stato confermato, si scopre che questo ministro non ha neanche l'esame di maturità, allora quella è un'aggravante. Se poi si considera il fatto che abbia mentito e abbia comunque dichiarato di avere una laurea, questo è ancora più grave che non averla. Quindi si sono sommate una serie di circostanze negative per cui fossi io il ministro Fedeli mi sarei già dimesso. Ma la cosa che mi preoccupa di più del ministro Fedeli sono le sue idee, o meglio ideologia, sulla questione della teoria gender, che non ha mai rinnegato e che ha ribadito anche nei giorni scorsi. Quindi questo è francamente, oltre a tutti gli altri, l'aspetto che mi preoccupa di più, perché bisogna stare molto attenti su ciò che questo nuovo governo andrà a introdurre nelle scuole, ma su questo siamo molto attenti. Quello è uno dei tuoi temi, eh. Poi dopo vediamo che cosa sta per fare la Cappellini, l'ho letto qualche giorno fa sui quotidiani, nelle varie, bello l'iniziativa di portare il dialetto anche nelle... Ah, bellissimo. Dopo ne parliamo. Una telefonata prima, pronto? Buongiorno. Come parla tu? Chi è? Pronto? Si sentono un allora, non ci faccio aspettare. Chi parla? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno Giorgia. Abbassa l'audio. Buongiorno. Vai, vai. Mauro, la Sondrio, sono sempre io, Giorgia. Prego. Sì, parla. Giorgia, buongiorno. A te, buongiorno tuo ospite. Auguri di buon Natale. Grazie. Senti, io volevo farti ancora una domanda che ho fatto lunedì. La domanda che ho fatto lunedì per la vaccinazione. Cioè, allora aspetta, però è un'ansia. Non ti ha richiamato la regione? Hai saputo qualcosa? Allora, devi abbassare l'audio. Niente, non capisco. Grazie, mettiamo giù allora. Cioè, quando dico di abbassare l'audio è perché veramente facciamo fatica a comunicare. Allora, a quanto pare il signore non è stato richiamato, ok? Mauro, prendiamo il numero, per quanto riguarda la vaccinazione, aveva chiamato settimana scorsa con l'assessore Brianza, ricordiamoci, grazie mille, perché ha chiamato anche in settimana, quindi se non lo chiamate voi, lo chiamo io, perché se no continua a chiamare finché non ha la risposta. Ma fai bene, fai bene. Bisogna dare risposta. No, è stata sicuramente una svista. Pronto? Pronto? Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno. Sono Giorgia che parla. Ehi, sono io. Sì, ma lei vede che parla con qualcun altro adesso. Signora, con lei sto parlando. Eh? Perché l'audio ha... Ciao, Giorgia. Signora, abbassi l'audio, per favore. Ah, sì, allora, no, perché sente la sua voce. C'è il ritorno della Oshura. Ascolta Giorgia, sì. Ho bisogno di un favore. Se succede. Io ho 85 anni. Sì. Ho fatto l'abbonamento del tram e adesso non riesco ancora a riattivarlo perché mi hanno detto al treno Nord. E il totem riesco a... Ma le dico così a Marone di darmi sta cosa del tram. Che sì, signora, però ci spieghi. Allora, aspetta, spiega giusto. Perché era già capitato, mi sa, un altro caso del genere. Cioè, praticamente, sì. Dimmi bene, hai bisogno dell'abbonamento gratuito? No, non voglio gratuito. Io ho fatto l'ISE e per pagarlo 80 euro all'anno. Ah, ok. Ho pagato anche il bollettino. Adesso sono andata anche ai treni Nord e mi dice non funziona ancora, ma io come faccio a viaggiare con signora, come si chiama? È agevolato accompagnatore. Ok, ricordaci il tuo nome, scusa. Anna Maria di Milano. Allora Anna Maria, ti facciamo richiamare, va bene? Ok, sì, grazie. Un abbraccio, grazie, no perché sennò poi dopo diventa un casino anche risolverlo in diretta, però
Ok, Sì, poi bisogna poi. capire bene qual è il problema Esatto. e vedere cosa Comunque si l'abbonamento può agevolato. dare. Allora, chiudendo sugli abbonamenti agevolati, quant'è che costa la tessera? 40 euro? Il prezzo pieno Ma 45, dai! l'integrazione con il Piemonte 87, poi ci sono tante agevolazioni per gli over 65 e i ragazzi sostanzialmente, quindi ci sono diverse fasce Anche di Canton costo. Ticino, Sì? Valle d'Aosta. Però, Sì, questa è si proprio novità. estende la macroregione dei musei. Ottimo. Bene, bene. Ah, tra le altre cose, scusami, a proposito di macroregione, mi viene in mente un'altra cosa. Allora, fate il nostro referendum sull'autonomia, Cappellini. Sì, che si Ah, si farà, fa, ufficiale. si fa Lombardia e Veneto. Insieme. Insieme o comunque nello stesso periodo, adesso vedremo. Dipende anche da quando si voterà le elezioni politiche, sperando il prima possibile, ma siamo in attesa di capire gli eventi. Se col Mattarello non vuol fare Renzi, hai sentito? Sì, Dice, l'importante è si vada a votare, poi vedremo comunque. quale legge elettorale ci sarà, però penso che la richiesta forte che i cittadini hanno fatto e hanno dimostrato con il voto al no dal referendum sia quello di andare a votare il prima possibile. Ma è un sentore che si sente parlando con la gente in giro, nelle piazze, nelle strade. Ti faccio una Questo domanda. governo non convince e è sempre più forte l'istanza di andare a Andare a votare il votare. prima possibile e E avere un governo stabile. ti faccio una domanda, poi sentiamo anche le altre telefonate. Il fatto del referendum sull'autonomia della Lombardia, hai detto ancora la data da decidere, eccetera. Però non è, molti dicono che comunque è non tanto poi così utilissimo perché comunque è un referendum consultivo e quindi non è che poi alla fine di fatto vai a cambiare le cose, ecco, diciamo. Cosa risponde l'assessore? Che è un input politico straordinario. Un conto è se Maroni va dal governo a rivendicare autonomia e un conto se va a Maroni con milioni e milioni di voti a favore dei cittadini lombardi. Vale un po' il discorso del referendum, no? Questa forte, diciamo, vittoria del no ha avuto una conseguenza politica. Di fatto qualcosa è successo con le dimissioni di Renzi. Quindi, anche se nell'immediato non c'è diciamo, un ritorno il giorno dopo, però c'è una spinta forte di cui poi qualsiasi governo ci sarà non potrà non tenerne conto. Quindi se c'è un plebiscito a favore dell'autonomia della Lombardia e non vedo perché un cittadino lombardo non dovrebbe essere d'accordo, allora dà più forza anche a noi come istituzione nel fare muro contro lo Stato centrale. E poi siamo anche in un periodo favorevole perché il no alla riforma costituzionale ha voluto dire anche un no al ritorno al centralismo che la riforma prevedeva, quindi un potenziamento di fatto delle Regioni. autonomie, Pronto, quindi è tutto conseguenziale. chi parla? Buongiorno, sono Mimosa Giorgia. Mimosa, ti chiami? Buongiorno. Eh sì, Ma giuro, buongiorno. madre santa, che bel nome, la prima volta che lo sento. Eh sì, io ti seguo comunque sempre, sei simpatica. Grazie. Perché Grazie. cerca di risolvere dei problemi che non si risolvano mai, comunque. Giorgia, No, beh, qualcuno si io risolve, sì. sono un disabile. Sì. È paradossale di essere con quel nome lì, ma 7 anni fa sono diventata così. E 100%. E mi hanno detto che c'è un reddito di autonomia per i disabili. Io ho reddito zero, Proprio per adesso. disabile con reddito zero. Mi aspetta anche a me, mi hanno detto vai al comune. È vero la cosa? Grazie. Signora Mimosa, grazie a te intanto per aver chiamato. Non so se vuoi rispondere tu, Cappellini. Sì, adesso approfondiremo se lascia un recapito il caso, ma la Regione Lombardia già da 2 anni ha sperimentato questo reddito di autonomia proprio per andare incontro ai soggetti più deboli della nostra comunità. Quindi poi bisogna verificare appunto il reddito e determinati requisiti, ma gli strumenti ci sono, anzi, il fondo per il reddito di 800 318 318, autonomia è poi stato dobbiamo. anche Eccolo. incrementato proprio pochi giorni fa, quindi gli strumenti ci sono, bisogna
valutare, ecco, in quale caso può rientrare quello della signora, ma sono tutte verifiche che possiamo fare in tempi rapidi. Ecco, e allora, guarda, a tal proposito, per tutti quelli che ci stanno ascoltando, al di là della signora di cui magari è mimosa, le prendiamo comunque e la richiamano, questo è il numero verde di Regione Lombardia, verde, gratis, chiamate e informatevi, perché sia dal punto di vista del reinserimento lavorativo, sia dal punto di vista anche dei ticket sanitari, no? Quindi anche lì ci sono misure, bonus bebè, asili nido, andate, chiamate e informatevi per favore, ok. Allora, andiamo un attimino in pubblicità, poi che bello, poi parliamo anche un po' di Natale, di presepi e vi aspettiamo. Ben ritrovati, grazie per l'attesa, Palazzo Lombardia, l'assessora alla cultura Cristina Cappellini e non solo, cultura e... Cultura, identità e autonomie. E tra poco parliamo delle identità e delle autonomie. Volevo però farvi notare una cosa. Fatevi un giro su lombardiaspeciale.regione.lombardia.it, è il sito appunto di Regione Lombardia, dove vengono fatti degli approfondimenti molto interessanti. Oggi si va sulle multinazionali, le multinazionali estere, in particolare in Italia. Una su due punta sulla Lombardia. Andatevi a leggere bene l'approfondimento, c'è tanto studio sotto, per cui insomma, vi fate sicuramente qualche idea in più, a questo a proposito di eccellenze. Allora, Cappellini, sentiamo una telefonata, poi arriviamo ai nostri bei presepi. Volentieri. Sterina, il gavello al presepe qua. Io nel mio ufficio l'ho fatto. E portalo giù, Cappellini. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Va bene, dai. Ma chi va bene? Pronto? Sono Alessandro io. Andiamo bene. Buongiorno, Giorgio. Alessandro. Ti volevo dare gli auguri. Auguri! Che carino. Ti volevo dare. E poi volevo fare una domanda a quella signora. È l'assessore alla cultura. All'assessore, dica. Esatto. Io sono senza documento, assessore. Sì, da 6 anni. Vado in Cile senza documento. Io dovrei venire alla regione. Lei lo sa che quando arrivi in portineria chiede un documento per parlare con qualcuno. Certo. Cosa devo fare? Grazie Alessandro, grazie. Non hai documenti? Guarda Cappellini, è 6 anni che non hai documenti, 6 anni che mi sono anche informata, quindi io passerei a un'altra telefonata perché sono andata anche a verificare, per cui è proprio una roba che da 6 anni che chiama e non si riesce a risolvere il problema. Se vuoi prenderti tu, chiamalo, però guarda, ti assicuro che ho dato il massimo in 6 anni. No, ci credo. E credimi che quando mi ci metto, però ecco, I know my chicken. Pronto? Sì, pronto. Kunusi mei pulaster. Buongiorno, per dirlo sì, in onore. Sì, buongiorno. Senta, volevo farle un presente. Ah, grazie signora. Ecco, che presente vuol farci? Dirle, siccome che parliamo dei presenti qui e lì e là, ecco, volevo segnalarle che è vicino a Rovetta, sì, una signora ha fatto un presepio con dei sassolini piccolini, è una cosa da cultura veramente, che c'è lì l'assessore, ah, certo, di andare con delle fotocamere che il secondo anno, un anno l'ha fatto con il grano turco, quest'anno l'hanno fatto con i sassolini, un signore gliela voleva comprare addirittura, era uno straniero. Ma signora, ma ci dica dov'è esattamente? Allora, è fino al monte, va a Rovetta, fa Clusone, Rovetta fino al monte. Però. E lì c'è questo presepio, è una cosa che io sono rimasta a bocca aperta. Ma signora, grazie! Brava, ecco, vada con le telecamere perché è una cosa stupenda. Signora, grazie mille, grazie. Grazie, va che carina, così ci ha bene dato la possibilità di parlare insomma, dei nostri presepi, la signora. Quanti che fanno e si dilettano? Proprio. Ma meno male, vero? Che c'è questa passione ancora forte. Adesso lo vogliono fare in Piazza del Duomo, vogliono mettere il barcone, lo sai, Cappellini? Sì, cioè che ho sentito. Barcone per insomma, ricordare tutte le stragi che ci sono state nel Mediterraneo. Sì, dopodiché bisognerebbe anche pensare a come fermarle queste stragi in mare, altrimenti diventa solo una commemorazione fine a se stessa e poi gli sbarchi continuano a esserci, i morti continuano a esserci.
i minori di cui si perdono le tracce continuano a esserci e finché qualcuno non mette una soluzione, i morti in mare continueranno a esserci. Quindi... Tra l'altro 2016 è l'anno nero, degli sbarchi, sì. Record in assoluto. Allora, senti, volevo dirti, avete una bella iniziativa, sì. Qua a Palazzo Lombardia, qua anzi sotto. Piazza Città di Lombardia, qua fuori. Qua fuori, mercoledì prossimo, quindi tra due giorni, alle 12 avremo il piacere e l'onore anche di avere qui con noi i figuranti del presepe vivente di Argenio. Il presepe vivente di Argenio è un presepe storico che si tiene tutti gli anni il primo dell'anno. L'anno scorso ero andata a vederlo di persona, è una cosa straordinaria. Quest'anno una parte di quel presepe che di fatto si snoda per tutta Argenio il primo dell'anno, con migliaia e migliaia di visitatori. Bello. Tutti gli anni. E quest'anno abbiamo deciso di l'anno scorso avevamo ospitato, diciamo, la raffigurazione della Natività, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di ospitare delle raffigurazioni in più e quindi... È aperto Bello. A tutti i milanesi che volessero venire a trovarci mercoledì alle 12. C'è il Vimbrulè? Perché non esiste presepe vivente che non abbia il Vimbrulè. E le caldaroste magari. Ah, ecco, se qualcuno le vuol portare, ecco. Non disdegniamo. Vimbrulè, ragazzi. Bene, bello. E così comunque. Manteniamo Bravi. La tradizione che Regione Lombardia... tutti gli anni ha voluto dimostrare con mostre di presepi. Tra l'altro c'è una bellissima, lo dico a tutti, c'è una bellissima mostra di presepi a Palazzo Pirelli. Quest'anno il Consiglio regionale ha voluto, in collaborazione con il Museo del Presepe di Dalmine, vicino a Bergamo, fare questa grande mostra. Sono una cinquantina di presepi, lombardi e non, e invito chiunque avesse piacere ad andarlo a visitare perché è veramente un qualcosa di straordinario. Va bene, assessore. A Palazzo Pirelli, che è la sede del Consiglio regionale della Lombardia. Mentre noi qui come giunta mercoledì dalle 12 alle 14. Dalle 12 alle 14 il presepe vivente. Qua sotto. Molto bene. Pronto, chi parla? Sì, Giorgia. Ciao, chi sei? Buongiorno. Pronto? Chi sei? Io sono Rita. Ciao Rita, ciao, ben trovata. Ascoltami, prima io credo che avevi già parlato del bonus bebè e del bonus anche asilo. Dilla, solo dilla. Solo che io non sono riuscita a capire bene. Volevo sapere qualcosa, perché io sono abbastanza interessata. Come no, certo. Allora, grazie intanto. Adesso dice subito l'assessore di che cosa prevede questo bonus bebè e intanto vi ricordiamo ancora allora il numero verde, così vedi nel tuo caso specifico se rientri oppure no. Prego, avete sì, previsto diciamo, tante fa misure? Fa parte di quelle misure che la Regione Lombardia, la Giunta Maroni, ha voluto mettere a disposizione come politiche per la famiglia. E quindi abbiamo sperimentato dall'anno scorso questo reddito di autonomia che comprende varie misure, dal bonus bebè al bonus affitti, il diciamo, sostegno a chi ha bisogno di inserirsi nel mondo del lavoro, sostegno per anziani e persone con handicap, diciamo persone, componenti fragili della famiglia. E in questo pacchetto di misure c'è anche il sostegno alla maternità attraverso questo bonus euro bebè. Dise. L'hanno fissato, sì. So perché, ecco, brava, c'è anche scritto, grazie mille Enrico. Eccolo brava. Qua. Quindi 20.000 dise devi avere uguale o inferiore, devi essere residente in Lombardia da almeno 5 anni, sì. Continuativi, è mica che vai... e poi dopo torni e vuoi il bonus. No, scherzo, non è il caso della Rita, però avete messo questo tetto anche perché... Questo insieme al bonus per gli asili nido gratuiti, sempre con determinati requisiti, ma ecco, fanno parte di questo pacchetto di iniziative a sostegno della famiglia. Brava. Questa famiglia Rita, tanto martoriata, cerchiamo con le risorse della regione di dare un aiuto, un sostegno concreto a chi ne ha bisogno. Ecco, In ogni caso Rita, se vuoi saperne di più comunque c'è quel numero verde lì, carta e penna, riprendilo perché mi raccomando, così poi chiami e ti danno tecnicamente tutte le informazioni in base a quello. Riusciamo a sentire una telefonata prima della pubblicità, dai, che sono scatenati. Io ringrazio davvero tantissimo la Stefania al centralino perché è sempre impeccabile, quando c'è la Stefania alla grande, eh.
Poi anche bella. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ah, buongiorno. Chi parla? Ah, sono Massimo. Ciao, buongiorno. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi e tanti auguri. Altrettanto. Buongiorno. Io sono un sostenitore della Regione Lombardia e anche del partito forse che rappresenta l'assessore e tutto. Bene. Ah, devi abbassare l'audio, abbassa l'audio, vai, parla. Amico, ti prego, che sennò facciamo l'anno nuovo, devi abbassare l'audio, scusa. Il problema di noi spettatori è che c'è un ritorno... Lo so, hai ragione, infatti... 30 secondi. Hai ragione, infatti è bruttissimo, devi proprio toglierlo poi l'audio. Vai tranquillo. Allora, volevi dire... Io due cose voglio. Maroni e i suoi collaboratori praticamente hanno messo autonomia e tutto. Vorrei che l'assessore parla di autonomia e tutto, non lascia le cose vaghe, cioè dobbiamo stabilire anche delle date, noi siamo stufi di foraggiare Roma, di foraggiare tutto, quindi l'assessore che rappresenta la nostra regione parla e vorremmo anche avere delle certezze, questo qua. E poi la seconda cosa, vorrei sapere perché ancora adesso occupiamo il palazzo della Regione Lombardia, del palazzo Pirelli. Abbiamo costruito un palazzo enorme, bellissimo, e vorrei sapere ancora quanto paghiamo di affitto alla proprietà del Palazzo Pirelli, perché siamo ancora lì. Abbiamo costruito un palazzo che è gigantesco, che ospita tutto, dobbiamo anche cercare tutti noi di mantenere i costi bassi. Ok, quindi va bene, sapere... grazie per le tue curiosità. Sulla prima di certo c'è solo la morte, non lo so. Quando è che lo fate questo referendum sull'autonomia? Ripeto, fosse stato per noi l'avremmo già fatto, ma speravamo di poterlo accorpare prima alle elezioni amministrative, poi al referendum per abbattere i costi. Sostanzialmente il motivo è quello, abbiamo aspettato per avere la possibilità di chiedere l'accorpamento con altre elezioni in modo da spendere di meno. È quello il punto. Adesso vediamo quando ci saranno le politiche e quando ovviamente il presidente Maroni deciderà di indire il referendum, ma siamo tutti convinti del fatto che va fatto il prima possibile. Va bene, sul palazzo? Sul palazzo diciamo che sono anche due sedi diverse, perché Palazzo Lombardia è il palazzo della Giunta, Palazzo Pirelli è sede del Consiglio regionale, quindi gli uffici del Consiglio, le commissioni, l'aula consigliare, eccetera, eccetera. Sono due istituzioni diverse. Chiaro, perfetto. Sui costi non dico cifre perché non ho la certezza di quanto... di quanto ammontino, ma possiamo far sapere tutto, non c'è niente di segreto ovviamente. No, anche perché su questo non penso proprio si possa tenere segreto, no? Voglio dire, sono dei... Allora, che bella questa iniziativa, quanto mi piace quando l'ho letta, quando l'ho vista, ho detto devo stringere la mano al cappellino. Natale con i miei. Dopo la pubblicità. Va bene. Eccoci qua, grazie per l'attesa. Caro assessore, vi fate tutte le province della Lombardia praticamente? Con Natale con i miei. Sì, no, bello. Tra l'altro, se posso aggiungere, certo. Stavo ripensando alla telefonata precedente questo momento sul costo dei palazzi. Ah. No, solo per magari certo. Prima non sono stata chiara, per specificare che anche Palazzo Pirelli è di proprietà della Regione Lombardia, quindi ecco. non ci sono affitti, sono entrambi di proprietà. No, quindi. Ecco, sottolinealo per favore, no, perché... Perché prima avevo parlato di costi, ma intendevo esatto. Il fatto che fossero... No, è di Regione Lombardia, quindi in realtà non è che paghi nessun affitto, niente. Ok. Allora, arriviamo a questa bellissima Venendo al Natale, bravi, quest'anno abbiamo brava. Deciso di riprendere un progetto che l'anno scorso era piaciuto molto, Natale con i miei, ossia portare eventi natalizi fuori dal palazzo, giusto che si parlava di palazzi, nei luoghi più... Ma è diciamo, bravissimo Giacomo meno... Morandi, scusa, viene sempre a sotto al ciel di Lombardia, sì. È bravissimo. Abbiamo tanti artisti anche quest'anno di qualità. Me l'avevano consigliati. Anche se... bellissimo. E quindi l'idea è quella di portare lo spirito natalizio in luoghi che non sono abituati a ospitare eventi culturali, come gli ospedali, le case di riposo, centri di aggregazione in periferia... E quindi anche quest'anno abbiamo portato e stiamo portando da qui fino alla fine dell'anno diversi artisti, tutti rigorosamente in lingua lombarda. Questo va. Ha detto lingua, l'assessore, non ha detto dialetto. Perché anche nella nostra legge, la nuova legge sulla cultura che abbiamo approvato a settembre, riconosce e valorizza la lingua lombarda, quindi in continuità anche con la legge regionale e con questa forte politica identitaria che stiamo portando avanti, abbiamo deciso di...
diciamo, connotare gli eventi natalizi come eventi legati alla tradizione, quindi la nostra lingua, che è un elemento importante della nostra tradizione. Oh, mi fa piacere, brava, complimenti, perché grazie. Poi c'è bisogno di tanta compagnia e di soprattutto di valorizzazione di quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura e la nostra, appunto, lingua, che va sempre di più scomparendo. E di tanti artisti che meritano davvero di essere apprezzati il più possibile, cosa che sta avvenendo, perché questi spettacoli piacciono. Come no, e come no. Bello, questa è una bella iniziativa, quindi dal 10 al 31 di dicembre. Sì. Molto bene, Natale con i miei.it, in ogni caso per tutte le informazioni, se volete sapere i gruppi, il eccetera, calendario, un po' l'avete visto adesso. Con le date, i luoghi e gli artisti indicati. Allora, ricapitolando, manca un minuto, caro assessore, 1,5 milioni per il rinnovo della Card Musei, bene, l'accordo con il Piemonte, la Regione Piemonte, il Canton Ticino, con un piccolo supplemento e la Val d'Aosta. E stiamo lavorando su Liguria e Veneto e abbiamo iniziato a tastare il terreno anche con l'Emilia Romagna, dove sembra ci sia interesse a partecipare, però è ancora in una fase di approfondimento embrionale. Tecnico. Molto bene, e invece l'appuntamento con l'assessore, con la giunta, con il presidente Maroni è mercoledì questo, è il 21, è mercoledì giusto? Mercoledì 21, dalle 10, no, dalle 12, da mezzogiorno alle 2, ci sono 2 ore dove potete andare a conoscere anche l'assessore, un bellissimo, fantastico presepe vivente, che è il presepe vivente di Argegno, col vin brûlé e le castagne. Ci vengo lì io piuttosto, con il vin brûlé. Va bene, assessore. Bene. Oh, auguri. Auguri a tutti, anche ovviamente ai telespettatori, buone feste. Cerchiamo, nonostante tutti i problemi, di ritrovare questo spirito natalizio che si sta avvicinando, un po' di serenità e stare un po' in famiglia e goderci le nostre famiglie, soprattutto chi come me è sempre in giro, è sempre impegnato su tanti fronti, ecco, è un momento per stare un po' insieme e ricordare le nostre tradizioni, ovviamente il senso più profondo del Natale. Io invece vi ricordo che da Palazzo Lombardia riprendiamo lunedì 9 gennaio, saremo nel 2017, impressionante, gli appuntamenti, dunque, io da domani sono in ferie, però lo dico tanto per, domani mattina alle 7 c'è Buongiorno Lombardia, Vito e Barbara vi terranno compagnia e Marco ci sarà, comunque fino al 23 c'è sempre la solita programmazione. Io vi saluto e ci vediamo il 9 di gennaio. Ciao assessore, grazie, ciao, buon Natale a tutti amici, ciao, grazie a tutti, ciao.